Giovanni De Nicolao, passata la vittoria con Verona, subito un'altra partita molto importante a Treviso. Prima di arrivare a Treviso, però, facciamo proprio un punto sulla gara vinta con gli Scaligeri. Tanto giù ti chiedo, è stata una partita complicata? Alla vigilia tanti la davano come una partita semplice, il pronostico diceva che Varese era molto favorita, il campo ha dimostrato ancora una volta che partite facili in questo campionato non ci sono. Esatto, hai detto bene, partite facili non ce ne sono. Verona penso sia un'ottima squadra che non rispecchia affatto la posizione in classifica e infatti ci hanno messo subito molto in difficoltà dall'inizio. È stata una gara difficile tra alti e bassi, però penso che il fatto che siamo rimasti assieme, che abbiamo fatto gruppo, sia stata la chiave della partita perché siamo riusciti anche sotto di 15-20 a rimanere sempre compatti e alla fine portarla a casa. Senti, Gio, proprio nell'inizio complicato di partita, pensi abbia influito un po' la sconfitta di Sassari? C'era ancora qualche scoria o è stata invece la bravura di Verona nel metterli in difficoltà? Sai, in realtà pensavo un inizio opposto, pensavo un inizio molto più aggressivo e quindi noi eravamo anche molto carichi, quindi sono stati bravi loro a metterci in difficoltà da subito e fare i canestri giusti subito. Aggressività e intensità che quando sei entrato in campo sei riuscito a mettere fin da subito. Ecco, in settimana si era anche parlato di Varese che doveva ritrovare quello spunto dal proprio gruppo italiani. Tu, Thomas Voldetensai e Willy Caruso avete dato in questo senso un'importante risposta proprio con Verona. Sì, beh, quando entriamo in campo sappiamo che dobbiamo dare tutto e se siamo sotto dobbiamo dare una svolta alla partita e anche in questo caso ci è andata bene. Senti, adesso arriva appunto, abbiamo detto, la gara con Treviso, ma non solo, Trieste, Scafati, tutte squadre che non si possono ancora definire tranquille. Negli anni passati si trovava Varese in queste situazioni, arrivava a giocare queste partite del campionato con la voglia e il bisogno di trovare punti. Ti chiedo se questo porterà queste ultime partite ad essere sempre, sempre più complicate, partite sempre più lunghe, più intense. Ah, sicuramente sì, cioè, siamo stati noi per gli ultimi 2 anni in questa posizione, quindi trovarsi una squadra che deve far punti per forza alla fine dell'anno è sempre difficile, sono squadre che devono dare tutto e devono guadagnarsi punti per la salvezza. Saranno partite tutte combattute, Treviso, Trieste, Scafati. E non bisogna prendere sotto gamba, anzi bisogna dare un po' di più. Per te la partita con Treviso si può definire un derby? Sì, e i miei nonni e mia mamma sono di Treviso, mio fratello giocava lì, ho sempre tifato Treviso da piccolo, quindi si può dire un piccolo derby, ma non ci ho mai giocato, quindi. Gara ti aspetti? Ah, mi aspetto una gara tosta sicuramente. Penso che abbiano trovato una buona quadra alla lunga. Hanno avuto molti problemi durante la stagione, però quando riesci a superare problemi diventi un gruppo ancora più unito e più forte. Quindi penso sia una squadra molto fisica e anche con Sorga ci metteranno in difficoltà con uno degli Show, con Banks, Iregbu, sono due guardie che segnano molto, quindi dovremmo essere pronti a una battaglia. Ecco, l'hai nominato proprio tu, Sorokas, sappiamo del tuo rapporto con lui, un bel rapporto d'amicizia. Gli dirai qualcosa in questa settimana, vi sentirete prima della partita. Sicuramente ci faremo un saluto, però prima della partita poco, magari dopo facciamo due chiacchiere bene dopo la partita. Senti Gio, ultima cosa, da quando sei qui a Varese è il primo anno che riesci, tra virgolette, a goderti un finale di stagione dove non si guarda tanto dietro, ma si guarda in avanti, soprattutto alla prospettiva playoff. Vedendo anche la risposta del pubblico quest'anno, ti chiedo se stai pensando a cosa vorrebbe dire giocare una serie playoff qui a Masnago con Varese, con l'obiettivo magari di provare anche a replicare quel traguardo che solo la squadra degli indimenticabili ha raggiunto negli ultimi anni. Beh, assolutamente, pensiamo un passo alla volta, però ovviamente l'idea di fare i playoff qui a Masnago sarebbe,
Sarebbe bellissimo, una cosa che ho visto solo dagli spalti con mio fratello e sogno solo di vedere in campo. Ovviamente col traguardo parlavamo delle semifinali. Assolutamente. Grazie mille, Gio. Grazie a te, ciao.